Ben ritrovati a tutti e grazie di essere con me in cucina anche quest'oggi. Ci prepareremo una colazione per domani mattina, una colazione sana, energetica, ricca di omega 3, perché l'elemento chiave di quest'oggi saranno i semini, di chia. Tra l'altro è uno dei cibi più antichi, che ci sia e ultimamente tra l'altro è molto sfruttato in cucina, ci sono un sacco di ricette che, la prevedono, no? Mettono la chia un po' nelle insalate, nelle focacce, nei paninetti. Noi oggi invece, ci prepareremo un chia pudding, oggi parliamo anche in inglese. Praticamente non è altro che un budino che si realizza con questi semini che tra l'altro adesso, vi faccio vedere. Ecco qua, questi sono i semini che andremo ad utilizzare. Praticamente tramite questi si crea una sorta di budino con una serie di ingredienti, che poi vedremo. Però prima di cominciare do un salutino generale così anche vediamo un po' il collegamento, se funziona, mi aiutate, mi fate un po' da regia, mi dite se l'audio è buono, se tutto funziona. Ciao Luigi, Maria, ciao, buonasera, ciao. Allora, ok, mi sembra che ci siamo. Dunque, adesso sposto un momentino, aspetta che vi leggo. Patrizia, ciao a tutti, Corrado, ciao. Ok, allora, sposto solo un secondino bene l'iPad, così mi pare che si veda abbastanza il piano. Ok? Perfetto, sì, ci siamo. Allora, dicevamo, per chi si è appena collegato, prepariamo dei vasetti per la colazione, dei vasetti di chia pudding, quindi un budino molto sano. Utilizzeremo poi dello sciroppo d'agave, del latte, io utilizzerò del latte intero, però eventualmente si può sostituire per chi ha piacere con latte di cocco, latte di mandorla, latte di riso, latte d'avena, quindi a seconda un po' dei gusti. Poi, ce lo giochiamo, ma cominciamo. Praticamente io vado ad utilizzare questi vasetti, questi sono dei piccoli vasetti WEC, una sorta di bormioli, sono molto comodi e pratici per creare appunto tutta una serie di budini, di mousse, di vari dolcetti. Allora, utilizziamo questa ricetta per tre vasetti, va bene? Allora, andiamo a inserire, qui ci sono 6 cucchiai di semini di chia, va bene? Ok, ce li mettiamo. Poi aggiungiamo 300 ml di latte, io in questo caso uso latte intero, però assolutamente molto molto indicato è il latte di mandorla, ok? Se piace potete metterlo tranquillamente che va più che bene. Tanto vi leggo. Allora, Elena, ciao, Rosa, Maria, ciao, Walter. Ciao a tutti. Quindi praticamente adesso noi andiamo a mescolare bene bene, poi andiamo a mettere un pochino di estratto di vaniglia. Praticamente ci mettiamo un 3 cucchiaini, ecco, quindi mettiamo un mezzo cucchiaio in modo da andare a dolcificare, un pochino aromatizzare. Mescoliamo bene tutto. Quindi colazione bella energetica, poi mettiamo della frutta, frutta fresca, frutta secca, altri semini se vi piacciono, un po' di cosina, poi ce le scegliamo assieme. Quindi per dolcificare aggiungo anche dello sciroppo d'agave, sempre 3 cucchiai, ok? E anche qui si può utilizzare ad esempio dello sciroppo d'acero oppure del miele o ancora se qualcuno necessita del dolcificante. Anche qui si può un po' giocare con gli ingredienti. Quindi questa diciamo è la base del budino. Allora noi adesso gli diamo una bella mescolata. Vi faccio vedere, è in forma molto liquida, ok? Perché poi depositandolo nel frigorifero si raddensa nel giro di una mezz'oretta, però io per comodità lo faccio la sera prima, così poi la mattina mi è subito pronto e vado poi a inserire la frutta fresca, che è quella consiglio insomma di metterla all'ultimo, va bene? Audio a posto, ci siamo? Regia, cosa mi dite? Vi faccio lavorare. Ok, quindi si mescola tutto bene bene, si stempera. Poi mettiamo pellicola, andiamo a posizionarlo. Ecco, allora questo budino si conserva bene tipo 1 o 2 giorni in frigorifero. Si può anche pensare di metterlo in freezer e quindi tirarlo fuori quando ci serve, però insomma alla fine per quello che si sta a prepararlo si può farlo insomma in tranquillità ogni volta che ci serve, ok? Ecco qua, quindi lo vedete, adesso è molto liquido, perfetto così.
E poi tra una mezz'oretta si raddensa bene, adesso vedrete come viene. Mettiamo una pellicola, eccola qua, ce l'abbiamo già pronta. Eccoci, spero vi piaccia, un'idea per la colazione, un po' per cambiare, vi propongo qualche idea un pochino anche più leggera magari rispetto a qualche dolcetto. Metto in frigorifero, ok? Ecco qua, vediamo se ci sta, che qua abbiamo il frigo che straborda. Ok, allora adesso ve lo faccio vedere, questo qui l'avevo preparato stamattina in buona sostanza, vedete? Sì, proprio si raddensa. Quindi questo si crea con questi semini di chia, in realtà si possono anche usare ad esempio dei semi di lino, solo che non si crea questa compattezza che viene data proprio da questo tipo di seme. Ok, allora facciamo magari tre vasetti con tre gusti diversi in modo così un po' da soddisfare un po' i gusti di tutti. Quindi prendo dei vasettini un attimino più grandi giusto per crearmi un po' le tre basi, quindi lo vado a dividere. Allora ne teniamo uno così al naturale come l'abbiamo preparato, poi ne facciamo un altro, andremo a metterci magari del cacao per dare un po' di gusto cioccolato, e poi un altro ho frullato una serie di frutti di bosco, precisamente un 80 grammi tra lamponi, mirtilli e more, così anche si aromatizza. Ecco, io queste cose qui poi le faccio di solito la mattina. Ok, quindi preparo il budino la sera e la mattina poi mi aggiungo i vari ingredienti che mi piacciono. Prendo un attimo un cucchiaino, ecco qua. Allora, partiamo con quello al cacao, va bene? Facciamo cacao e fragole, spero vi piaccia, poi mettiamo qualche piccolo decoro. Quindi, si vede, no? Sì. Allora, mettiamo magari due cucchiaini così scarsi di cacao, anche qui cacao amaro, cacao dolce, un po' come vi piace, e lo si va a mescolare bene bene in modo da scioglierlo. Ok, gli diamo un po' di sapore, leggiamo un po' se tutto va bene. Vittorio, buonasera, ciao Luigi, Maria, Anna, ciao. Ok, ci siamo, quindi gusto cacao lo abbiamo preparato. Adesso ci prendiamo la ciotolina per iniziare a decorarci un po' il tutto. Prendiamo il coltellino, vediamo se ce l'abbiamo o no, portata di mano, no? Ok, lo prendiamo qua, sembrava di averlo già preparato. Ok, fragoline le tagliamo, proprio facciamo la base. Anche qui, io oggi faccio frutta fresca e questo budino, però si può ad esempio creare anche una base di biscotto, se piace, con dei biscotti secchi. Si può creare una piccola base sul fondo e poi fare magari uno strato di budino e magari aggiungere, se vi piace, anche uno strato di yogurt greco, ad esempio. Io oggi lo tengo proprio così, un po' leggero, solo frutta e budino, ecco qua. Quindi prepariamo la base. Adesso prendo anche un altro cucchiaino che andiamo a inserire bene questo budino. Tra l'altro è veramente molto goloso, quando lo terrete poi in frigo, che si raffredda, sembra quasi una sorta di dessert, oserei dire, quasi un gelatino qua, potrebbe assomigliare, è veramente molto, molto piacevole. Allora adesso facciamo un po' di pressata, perché così magari vediamo poi anche gli strati, aggiungiamo ancora un pochino, in modo da riempirlo bene, che poi facciamo fuoriuscire tutto il decoro, che così si presenta carino la mattina, ci dà il buongiorno. Ecco qui, quindi questa è una buona colazione per gli sportivi, anche se adesso magari siamo un pochino più limitati, ma possiamo comunque fare lo sport lo stesso. Ok, allora adesso tagliamo le fragoline, io le ho lavate, tengo comunque un pochino di fogliolina giusto perché mi piace un po' decorare, e quindi facciamo un pochino così, magari mettiamo due o tre. Allora, Roberta, buonasera, ciao, eccoci qua. Adesso mettiamo queste altre due fragoline così, magari ne facciamo uscire una un pochino più alta. Poi andiamo ad aggiungere, cosa vi piacciono? Noci, mandorle, noci brasiliane, io vado matta per le noci brasiliane,
Sono eccezionali. Ecco qua. Allora, questo non ci sta, quindi siamo già a posto. Allora, magari mettiamo una nocciolina così, un'altra noce qui, e poi magari gli diamo anche un piccolo tocco di menta, così gli diamo anche un pochino di profumo. Aspettate che prendiamo le foglioline qua, che sono pronte, giusto per profumare un pochetto. Ecco qui. Adesso ve lo faccio vedere. Vedete che carino che vi viene, eh? Quindi, cioè, oltre che essere buono, si presenta anche bene alla vista. Ok, allora, fragole e cioccolato l'abbiamo fatto, ma adesso ce lo facciamo ai frutti di bosco. Quindi riprendiamo questo composto che avevamo preparato inizialmente e andiamo ad aggiungere questo passato che ho fatto. Sono 80 grammi di frutti di bosco, li ho frullati. Se non volete spaccare l'elettrodomestico potete farlo tranquillamente con la forchettina. Andiamo a inserire bene questa purea di frutta, ecco qui, e mescoliamo bene. Questo risulta un pochino più morbido perché ovviamente c'è questa polpa di frutta. Guardate, fa proprio primavera, questi colori, primavera estate anche. Ok, ci siamo, quindi prendiamo l'altro vasetto. Io metterei dunque sul fondo, lascerei un po' di lamponi. Poi ci mettiamo uno strato di questo budino e poi possiamo continuare, facciamo direttamente così che ce la facciamo. Possiamo continuare mettendo qualche mirtillo, ecco qui, così ci mettiamo qualche mirtillo in mezzo. Poi, se vi piace, potremmo mettere anche qualche mandorla, va bene? Qualche mandorlina. Ops, che me ne è scappata anche una. Ecco qua, qualche mandorlina la mettiamo e poi riempiamo ancora. Quindi, dicevo, o fate tutto quanto budino oppure potete sezionarlo, fare una sezione anche di bianco inserendo dello yogurt greco. Allora, adesso decoriamo, quindi ci mettiamo un po' di mirtilli qui sotto, ecco così. Vi piace la frutta? La mangiate volentieri? Secondo me ci fa, con i frutti di bosco è una meraviglia. Ok, allora facciamo così, magari qui potremmo metterci qualche semino di zucca, diamo un po' di verde anche qui, ok, e fogliolina di menta sempre per decorare, profuma un pochino, vi profuma la colazione. Eccolo qua, quindi altra versione di colore, facciamo su questi toni dei frutti di bosco. Adesso ci facciamo un altro gusto, prendiamo la pesca. Oggi sono andato al supermercato, ho visto le prime pesche, mi hanno fatto voglia e quindi ne ho presa una giusto per fare un vasetto. Poi avevo voglia di un po' di giallo in tavola e quindi l'ho presa. Altrimenti si potrebbe usare, ad esempio potremmo usare delle banane oppure dei cubetti di ananas, quindi, oppure se vi piace anche un frutto un po' più esotico, del mango, della papaya, tagliamo un pochino, ecco qui, così dei piccoli cubettini. Anche qui ci facciamo la nostra base. Come scelta anche di biscotti, possono essere dei biscotti al cioccolato se volete fare lo strato sotto. Non andrei a metterci anche il burro come una cheesecake, sennò magari vi viene un pochino troppo, li sbriciolerei semplicemente, o il cioccolato oppure anche normali, dei biscottini tipo anche gli Oro Saiba, questi biscottini così. Ok, qua ci siamo, adesso inseriamo delle fettine di pesca, che le tagliamo proprio così a mano libera, come si suol dire. Ok, andiamo a posizionare le pesche così in verticale, magari le mettiamo a raggio, vediamo se ci stanno, sì, pare di sì, vediamo di fare una piccola composizione,
tiriamo questa un pochino più su. Poi, noci brasiliane. Ecco qua, un po' di noccioline. Le mettiamo qua in centro. Poi mettiamo magari anche qualche semino pure qui. Ci mettiamo un pochino di semini di zucca, che danno un po' di colore. E ciuffettino di menta, anche qui. Ecco qua. E siamo pronti. Eccoci. Quindi anche questo, vedete, è molto colorato. Li presentiamo direttamente poi nel tagliere. Adesso vi faccio vedere. Ecco qua, vedete? Quindi molto colorato, gustoso, una colazione sana, molto buona. E può essere comunque anche una sorta di piccolo dessert di fine pasto, ecco, perché comunque è una sorta di budino. Allora, io spero vi sia piaciuta questa idea per la colazione, un po' per fare qualcosina di diverso, una proposta che esca un pochino dai dolcetti, degli antipasti che normalmente facciamo. Vi ringrazio ovviamente per l'attenzione che mi avete dedicato, vi auguro una buona serata e ci vediamo alla prossima diretta. Grazie mille, un bacione, ciao a tutti!